Il rilancio del centro storico di Prato infiamma il dibattito del Consiglio Comunale straordinario che oggi pomeriggio è stato dedicato a questo argomento. Tra i punti più dibattuti ci sono la pedonalizzazione di Piazza San Francesco, la gestione dei rifiuti, una dotazione di parcheggi adeguata e l'istituzione del cosiddetto town manager, figura di raccordo tra il comune e le associazioni di categoria per le politiche che riguardano il centro. Proposte, veti e idee che confluiranno nel grande piano di riqualificazione del salotto buono della città, a cui sta lavorando la Giunta attraverso un progetto di partecipazione con tutti i cittadini e in particolare con i soggetti che a vario titolo vivono il centro: residenti, commercianti, ristoratori, operatori turistici, avventori, associazioni. Alcuni temi importanti da affrontare: la rigenerazione urbana, le nuove piazze, abbiamo il tema del decoro urbano, il tema dei rifiuti nel centro storico, il tema della ZTL, dei parchi, il tema per esempio di riportare nel centro storico la frequentazione durante tutte le ore della giornata e non solo, cosa che invece ormai è conquistata, durante le ore serali e quindi per il tempo libero e lo svago della sera. Tra le proposte c'è quella di Enrico Romei della Lista Sport che riguarda Piazzetta Lippi e il suo mercato delle vettovaglie. Perché non vedere un restyling e proporre qualcosa di fisso? Come ripeto, all'estero è veramente il fulcro della vita della città e perché noi a Prato abbiamo questo potenziale non proviamo a, come dire, a renderlo concreto, a finalizzarlo. Sulla pedonalizzazione di Piazza San Francesco l'assessore Squitieri non chiude purché sia frutto di una valutazione complessiva del centro, proposta che piace al Movimento 5 Stelle ma non al centrodestra. Perché logicamente mancherebbero poi posteggi anche per arrivare in centro, o si mettono delle navette comode e fruibili da tutti, quindi raggiungibili anche da un posteggio vicino tipo Piazza del Mercato. Altrimenti diventerebbe inaccessibile. Confcommercio chiede attenzione per i parcheggi, la revisione del porta a porta in generale della raccolta dei rifiuti, la riqualificazione dei fondi sfitti. I numeri di uno studio nazionale che analizza la situazione di Prato dal 2008 a oggi disegnano un quadro in chiaroscuro. Dal punto di vista, diciamo, della demografia delle imprese, una diminuzione delle attività commerciali di vicinato in 62 unità corrispondente al 7%. Di contro sono aumentate le aziende nel settore del turismo, principalmente della somministrazione, con una crescita del 7% con 44 unità.